firmato già a gennaio, è rimasto in prestito all'Inter per gli altri 6 mesi, però se fosse stato per me sarei venuto subito a Genova a gennaio. Ora ho dovuto aspettare 6 mesi, e 6 mesi ormai sono passati, adesso il sogno, diciamo, è diventato realtà e posso essere qui a Ponte di Legno a godermi la Sampdoria. Mi reputo un attaccante discretamente completo, anche se devo migliorare ancora su tutti gli aspetti. Sono un attaccante mancino, piede forte al sinistro, uso raramente il piede destro, infatti sto lavorando qui in ritiro per migliorare. Sono un attaccante di movimento, mi piace svariare su tutto il fronte d'attacco e poi vediamo, dai. Giocatore preferito non ce l'ho, però se dovessi indicare il mio idolo direi sicuramente Ibrahimovic, perché è un giocatore che quando lo guardo mi fa divertire e tuttora, prima di alcune partite ed allenamenti, cerco di rubare qualcosa dei suoi video perché penso sia un giocatore di un alto livello proprio. Devo ringraziare sicuramente Mr. Mazzari e Mr. Mancini in quanto mi hanno dato l'opportunità di affacciarmi al calcio dei grandi, al calcio che conta. Sono cose che mi hanno dato e sicuramente mi rimarranno dentro, perché sono esperienze, sono cose del passato però che rimangono. Adesso sono arrivato qui, ho trovato il mister Zenga, abbiamo anche tra l'altro un passato nerazzurro che accomuna tutti e due, stiamo lavorando bene, il mister è un bravissimo mister e vediamo di fare ancora meglio, dai. Mi ha stupito molto il fatto che arrivando alla Sampdoria ho trovato subito un'accoglienza calorosa e ho trovato una grande famiglia. Mi sembrano tutti molto disponibili, tutti affettuosi, è proprio come se fossimo una famiglia, tutti uniti. Conoscevo già Alfred e Duncan, che ho avuto come ritiro l'anno scorso, però pian piano li sto conoscendo tutti e mi sto trovando davvero bene. E sicuramente ce l'aspettavamo, cioè lo sapevamo che partivamo prima per il ritiro, però quando c'è una vetrina come l'Europa possiamo anche non fermarci. Quindi siamo contenti tutti di essere qui, perché il 30 abbiamo già la prima partita, che è forse la più importante. E basta, adesso pensiamo di fare bene il 30, ci stiamo preparando bene, i prof, il mister ci stanno dando consigli, ci stanno mettendo benzina nelle gambe, come si dice, per arrivare al 30 nel migliore dei modi. Non sono uno che si pone tanti obiettivi, però se devo mettere dei paletti, diciamo, fare più presenze possibile, cercare di segnare più gol possibile per questa maglia, e l'obiettivo di squadra è sicuramente l'accesso alla fase gironi dell'Europa League. E perché no, magari l'anno prossimo fare qualcosa in più dell'anno appena passato. Ciao tifosi della Sampdoria, speriamo di fare ancora meglio della stagione scorsa e forza Sampdoria!